Il mercato dei dilettanti regionali inizierà ufficialmente il 1 luglio, come comunicato nelle scorse ore dalla Federazione. Le operazioni ufficiali si apriranno tra poco più di una settimana, ma già una serie di trattative sono in piedi. Marco Colarusso, che quest'anno ha vestito la maglia del San Tommaso, è pronto a tornare a Cervinara. Il neo direttore sportivo del Gesualdo, Michele Russo, ha avviato una trattativa per portare in Granata l'attaccante Silvio D'Andrea. Il bomber ex Paulisi e Cervinara ha fatto molto bene nella seconda parte della stagione con la maglia delle Clanese di Patron Casale, con 7 gol all'attivo nel campionato di eccellenza, un acquisto che rappresenterebbe un autentico colpo per la squadra che mira ad ottenere un posto nei playoff. Il club avrebbe messo gli occhi anche su Gennaro Ruggiero, ma a quanto pare l'esperto e forte fantasista ex Paulisi resterà al Baiano, che dovrebbe ufficializzare a breve l'arrivo in panchina di mister Francesco Sgambati. Siamo solo all'inizio, l'estate è lunga e con le ammissioni e le riforme che cambieranno la geografia dei gironi muterà anche il mercato.